Oggi prepariamo queste deliziose crepe utilizzando solo albumi, ideali per tantissime preparazioni, sia dolci che salate. Sono molto più leggere, facilissime da fare, morbide e non si rompono. Per circa 5 crepe occorrono 150 g di albumi e solo 50 g di farina, pochissimo sale. Versare tutti gli ingredienti all'interno del contenitore del mixer ad immersione. Per le preparazioni dolci, invece, aggiungere lo zucchero. Unire 50 ml di acqua oppure di latte. Mescolare il tutto fino a creare un composto omogeneo. Io aggiungo sempre anche una punta di curcuma per dare colore. Bisogna ottenere un impasto bello liscio e omogeneo, mi raccomando, senza agrumi. Prendiamo una padella antiaderente e spennelliamo un pochino d'olio oppure burro. Quando la padella risulta calda, aggiungere un mestolo di impasto. Quando iniziano a formarsi le bollicine e l'impasto si stacca dalle pareti della padella, è il momento di girare la crepe. Lasciar cuocere un altro minutino e la crepe è pronta. Continuiamo in questo modo con le altre crepe fino al termine dell'impasto. Consiglio di ungere sempre la padella con un pochino d'olio prima di procedere alla cottura di ogni singola crepe. Facilissime da preparare e sono perfette anche per preparazioni al forno. Queste crepe possono essere farcite in mille modi diversi. Sul mio blog trovate la versione con gelato allo yogurt. Le crepe sono pronte e consiglio di farcirle in mille modi diversi. Ecco la mia versione con bresaola, scaglie di parmigiano, lattuga e pomodorini. Trovate la ricetta, consigli e varianti sul mio blog Benessere Gusto.